Allora, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio i colleghi della Protezione Civile per aver immaginato, ipotizzato questo momento di riflessione sulle opportunità che i fondi europei nazionali possono avere per interventi nella riduzione del rischio, di aver chiesto al Dipartimento, all'Agenzia, ma alle diverse altre realtà che sono qui presenti, di poter ragionare insieme sulle cose che si possono fare. Io credo che gli interventi che ci hanno preceduto, il momento di dibattito più di livello politico che ci ha preceduto, ha già evidentemente individuato e indicato l'area vastissima di problemi che noi abbiamo da affrontare, ma anche di scelte programmatiche già compiute che ci consentano di immaginare come sia possibile intervenire con le risorse di coesione aggiuntive sia europee che nazionali per affrontare il problema. È un problema che fin dall'accordo di partenariato abbiamo voluto condividere insieme con la Commissione europea come uno degli obiettivi tematici rilevanti della nostra azione, rispetto alla quale le risorse che abbiamo messo in campo, si è detto anche negli interventi precedenti, non sono poche, sono tantissime. Noi parliamo di un ordine di grandezza che supera sicuramente i 4 miliardi di euro. È un ordine di grandezza molto rilevante. Il problema che abbiamo è di dover garantire che queste risorse possano essere spese, ma soprattutto possano generare una capacità di moltiplicazione del loro risultato. E qui probabilmente poi potremo fare qualche ragionamento anche su questo elemento di moltiplicazione. Io credo che dobbiamo partire intanto da una convinzione. I cambiamenti climatici non operano in modo identico in tutte le realtà del mondo e non operano in modo identico in tutte le regioni d'Europa. E probabilmente la capacità di risposta che le diverse regioni d'Europa possono anche dimostrare ai nuovi rischi che deriveranno dai cambiamenti climatici sono differenti. Quindi il tema della capacità di resilienza, veniva invocata questa mattina in uno degli interventi, ci dicono anche quali possono essere le aree di rischio. C'è un lavoro che ha condotto Espon, che è stato presentato recentemente ai direttori della coesione, che ci fa vedere due cose per l'Italia. Uno, che le regioni che sono più oggi considerate meno sviluppate perché misurate sulla base di valutazioni economiche sono anche quelle che probabilmente sono in maggiori difficoltà se dovessero affrontare senza interventi significativi i rischi che potranno crescere ed aumentare per i fattori climatici che sono stati evidenziati. E dobbiamo anche dire che per la loro collocazione orografica sul nostro territorio sono anche quelle che sono a maggiore rischio per anche fenomeni sismici rilevanti. Sto pensando a tutta la catena appenninica che va dall'Abruzzo fino alla Calabria e alla Sicilia. L'unica regione, diciamo, in difficoltà di sviluppo che non dovrebbe essere oggetto di rischio né dal punto di vista idrogeologico né dal punto di vista sismico è la Sardegna, e noi siamo
contenti per la Sardegna, ma è un dato assolutamente diverso. Ma la cosa importante è che possiamo scoprire che c'è un'altra parte d'Italia che ha una forte connotazione di rischio derivante dalle situazioni di modifica climatica, ed è l'area, è un'area molto sviluppata del nostro paese, è l'area che va dalla pianura, attorno alla pianura padana, ma soprattutto nella parte finale, è l'area della foce del Po, è l'area della foce dei grandi fiumi del nord, è il Veneto e l'Emilia Romagna. Sono zone del nostro paese che sono al centro della nostra capacità di essere sistema economico importante all'interno dell'Europa e complessivamente del mondo. Quindi non è solo un problema delle regioni meno sviluppate, ma è un problema del nostro paese complessivamente. Uno dei temi fondamentali di questo paese è tuttavia anche quello di avere una miriade di autorità che sono contemporaneamente anche i luoghi dove si deve decidere quali iniziative si devono prendere per il territorio. Lo accennava poco fa il sindaco Bianco. C'è un problema di comprendere che vi sono una serie di elementi di emergenza ambientale, sia che essi si derivino dal rischio sismico o da altri rischi ambientali, che non sono affrontabili a livello di territori amministrativi così ridimensionati come quelli degli enti locali. Vi è una possibilità senz'altro di rispondere ora con alcune aree metropolitane che nel nostro paese si vanno costruendo, ma dobbiamo ricordarci che ci sono conurbazioni che non hanno oggi ancora la caratteristica di una definizione di area metropolitana, e la decisione di non operare la riforma, la decisione presa dal popolo di non accettare la riforma costituzionale proposta, ci pone il problema dell'esistenza di un organismo intermedio che è quello della provincia, e non, la non possibilità a questo punto di immaginare degli organismi intermedi che invece seguano non confini amministrativi preordinati o preesistenti legati alla nostra evoluzione di due secoli fa, ma che invece siano collegati a quello che sono i fenomeni di conurbazione che si stavano definendo. Se penso alla Campania, c'è senz'altro un'area metropolitana attorno a Napoli, ma ci sono altre aree metropolitane che non hanno questo livello. Quindi vi è un problema sicuramente di definizione di regole di governance. Governance significa dover immaginare che diversi livelli istituzionali possano in qualche misura trovare delle opportunità, delle capacità per lavorare in modo sinergico. Da questo punto di vista, il progetto che ora viene finanziato nell'ambito del programma operativo nazionale può essere un elemento di estremo interesse se è in grado di sviluppare questa capacità del stare insieme delle nostre istituzioni per trovare un altro modo di funzionare per affrontare un problema che è sicuramente di sistema. Cosa abbiamo? Quindi questa è un'opportunità che sicuramente i fondi europei ci consegnano attraverso questo progetto, ma ci sono altre opportunità che dobbiamo saper sfruttare attraverso complessivamente l'uso e l'impiego delle risorse che prima dicevo sono particolarmente significative ed abbondanti. Abbiamo il problema di dover dare continuità e capacità all'azione di spesa. Uno dei nostri problemi dovrebbe essere, sto rubando un pezzo probabilmente delle cose che voleva dire Ludovica, me ne scuso, ma uno dei grandi problemi che noi abbiamo molto spesso è che abbiamo delle risorse che misuriamo l'impiego di queste risorse con riferimento esclusivamente all'intervenire di una regola di disimpegno automatico delle stesse, di perdita cioè delle risorse. Il problema che noi abbiamo invece in questo momento non è quello di attendere che non si verifichi questo fenomeno, è quello di anticipare la capacità di immettere sul territorio nel più breve tempo possibile
opere, interventi che siano in grado di farci superare i rischi che sono legati a quei finanziamenti. Intervenire in una fase successiva a costi amministrativi, ma anche costi finanziari enormemente più elevati, ed è bene quindi che le risorse che vengono messe a disposizione siano spese con la massima celerità. Questo può essere uno degli impegni fondamentali che noi possiamo assumere, è uno degli impegni fondamentali che noi abbiamo assunto sottoscrivendo i patti per le regioni e per le città metropolitane, i patti per lo sviluppo che siamo andati sottoscrivendo dall'anno scorso fino all'inizio di quest'anno. Sono patti che hanno puntato fortemente su una collaborazione tra i diversi livelli di governo e sulla necessità di monitorare con grande attenzione che la realizzazione degli interventi consegua alla decisione di effettuarli. Su questo evidentemente pesa la grande capacità di costruire progettazione effettivamente adeguata. Su questo le linee guida delle diverse amministrazioni centrali coinvolte, dalla Protezione Civile al Ministero dell'Ambiente, rappresentano degli elementi di estrema rilevanza. Abbiamo fatto un'esperienza negli anni passati sul tema del ciclo delle acque, sulla depurazione, attraverso una verifica puntuale dei progetti presentati dagli ambiti territoriali controllati dai tecnici del Ministero dell'Ambiente, che ci hanno dato la sensazione che ci sono ampi margini di miglioramento della nostra capacità di progettare. Capacità di progettare significa anche costruire finalmente progetti che siano, tra virgolette, bancabili, che siano cioè progetti che ci possono consentire di incontrare il desiderio dei finanziatori di accompagnare investimenti. Questo ci può consentire di accelerare l'azione della nostra spesa senza avere la difficoltà poi di trovare soggetti finanziatori, in questo caso per alcuni interventi sicuramente anche investitori, in altri casi soltanto accompagnatori dell'accelerazione della spesa, che abbiano difficoltà a riconoscere la bontà della progettazione che dobbiamo compiere. Da questo punto di vista i fondi della coesione, sia europei che nazionali, possono rappresentare una grande scommessa nel migliorare la nostra capacità anche di presentazione, e possono diventare un modello utile per l'impiego di risorse ordinarie che sicuramente dovranno essere garantite nel tempo per assicurare che, oltre agli interventi immediati che possiamo sostenere in termini di sviluppo, sia garantita quella manutenzione che veniva evocata anche da altri degli interlocutori che ci hanno preceduto. Grazie a tutti. Allora, grazie di nuovo alla Protezione Civile in questa seconda sessione. E grazie a questa introduzione del Capo Dipartimento per la programmazione. Non mi soffermerò molto sulle opportunità che danno i fondi europei, perché questa è materia che tratterà molto, molto bene Christopher Todd e gli altri che rappresentano appunto l'Unione, sia per altre direzioni generali e per la BEI. Ma volevo così sottolineare la peculiarità di questo intervento e anche del PON Governance, perché effettivamente l'accordo di partenariato e quindi la Commissione Europea insieme allo Stato membro hanno molto investito su questo obiettivo particolare, che è quello della capacità amministrativa. Quindi qui oggi ci troviamo a parlare di prevenzione del rischio, ci troviamo a parlare di un obiettivo tematico estremamente importante, verticale, settoriale se vogliamo, e dobbiamo sapere che l'accordo di partenariato e la programmazione 14-20 per l'Italia, diciamo, abbiamo concordato con la Commissione Europea di mettere in campo
questo programma, il programma appunto di governance, cioè un programma che nel suo asse 3 che gestisce l'agenzia ha come missione quella di rafforzare la capacità delle amministrazioni su quegli obiettivi tematici verticali, quindi per diciamo rendere veramente capaci le amministrazioni a livello centrale, a livello territoriale, di compiere quelle azioni di sviluppo e di sostegno allo sviluppo, creando il contesto ordinato in cui tutti i livelli di governo possono confrontarsi, sapendo esattamente qual è, esattamente o comunque cominciando a porre le basi di un percorso unico. Mi fa piacere leggere la prescrizione, diciamo, sull'obiettivo tematico 5 che è contenuta nell'accordo di partenariato e che dice che tutti gli interventi per la prevenzione e gestione dei rischi saranno individuati sulla base delle priorità indicate nei relativi strumenti di pianificazione e nel National Risk Assessment. Quindi questo cosa vuol dire? Che in effetti, a monte di quanto il consigliere Donato ricordava, c'è la volontà di fare arrivare al finanziamento, all'esecuzione, quei progetti che sono stati individuati attraverso un processo preciso di governance congiunta fra le autorità centrali e il territorio. Processo che appunto, e questo anche riportato nell'accordo di partenariato, il capofila, diciamo, è riconosciuto nel Dipartimento, qui più volte lodato, ma non ci stancheremo mai di farlo, appunto, che costituisce una delle nostre eccellenze, guidato appunto dalla Protezione Civile. Il merito di questo progetto, poi se ne parlerà nel pomeriggio, anche qui non voglio sottrarre tempo agli altri interlocutori, però il merito di questo progetto è appunto creare, aver messo intorno a un tavolo i territori che sono responsabili di alcune azioni, aver messo intorno al tavolo le amministrazioni centrali e soprattutto il Dipartimento della Protezione Civile, tracciare piattaforme, diciamo così, appunto armonizzate, processi condivisi per affrontare il rischio sui territori, far trovare alla Protezione Civile nell'emergenza quella rete, quei comportamenti già codificati e appunto univoci sui vari territori. Questo faciliterà sicuramente le operazioni di emergenza, ma sicuramente anche cercherà di ridurre i numeri delle emergenze dove dovremmo, diciamo, intervenire, investendo, come si è detto stamattina a più voci e diciamo anche approfondendo per le varie competenze che erano presenti sul palco i relativi aspetti, evidenziando quanto, diciamo, anche come costo amministrativo sia inferiore il discorso di prevenire un rischio e che per farlo però non si può mai essere né estemporanei né, diciamo, esposti ad approcci troppo diversi, perché altrimenti poi, diciamo, questo non può che generare rischi ancora maggiori. Quindi abbiamo sentito anche intorno al tavolo prima dai responsabili regionali quanti sforzi sono stati fatti a livello di regioni, ma è importante che anche questi sforzi siano messi a sistema, che la Protezione Civile possa guardare dentro quello che è stato fatto a livello regionale e che tutte le opportunità di risorse che per l'obiettivo tematico 5 sono messe sui vari territori rispettino poi quei processi che a monte debbano essere attivati per poter, diciamo, essere sicuri che si intervenga lì dove il rischio è maggiore, per mettere in sicurezza un numero, diciamo, di cittadini e di popolazioni dove c'è veramente più bisogno, dove il rischio è più prevedibile. E credo che questo sia un merito di questo progetto e sia anche veramente un punto importante che caratterizza il programma di governance. Fra le raccomandazioni che erano state fatte al nostro paese sui fondi strutturali, ne abbiamo ricevute molte nei programmi nazionali di riforma, e il primo anno in cui non le abbiamo ricevute, ci tengo a dirlo, è stato quello dove era stata già varata la governance nuova tra Dipartimento per la Programmazione e Agenzia per l'Attuazione. Diciamo la capacità amministrativa, cioè la carenza e in qualche modo le lacune della capacità amministrativa erano state individuate come uno dei punti fondamentali a cui l'accordo di partenariato e le risorse dovevano dare una risposta,
E qui, diciamo, in questo ambito, a monte delle realizzazioni che per l'obiettivo 5 sono programmate, poi dirà meglio appunto Christopher Todd quali interventi il FESR e gli altri fondi comunitari finanziano, c'è questo progetto, il progetto che garantisce o che perlomeno getta le basi di un percorso comune. Percorso comune, noi ci auguriamo poi appunto che tutti i progetti che da lì verranno, solo quelli che sono stati inseriti in questo percorso, riceveranno per primi, diciamo così, l'attenzione dei territori, perché lo ricordo, l'ha detto già il Ministro De Vincenti, ma in apertura di questa nuova sessione è importante ricordarlo, sono soprattutto i POR che hanno messo risorse, le regioni che hanno scelto, quindi non esiste a livello nazionale come fondi cofinanziati. Un ultimo punto che credo caratterizzi le politiche di coesione, mi fa piacere qui dirlo, sono percorsi dove la Commissione europea e lo Stato membro vanno insieme, progettano insieme guardano le priorità, insieme studiano le soluzioni, e credo che questo, se da una parte permette alle nostre eccellenze come la protezione civile di passare il confine nazionale per essere anche esperienze replicabili a livello europeo, dà ai nostri cittadini cosa vuol dire diciamo la visione chiara di che cosa vuol dire essere in Europa e potere insieme appunto all'Europa programmare una delle cose più importanti, che è appunto la resilienza dei territori, la sicurezza delle nostre popolazioni. Grazie. Buongiorno a tutti, abbiamo preparato una piccola presentazione in 10 minuti, spero che possiamo vedere almeno i punti principali di questa presentazione. Se no, voi avrete la possibilità, naturalmente, una buona direzione, di vedere il dettaglio della presentazione, se riesco a farvi vedere la presentazione. Eccola. Perché parliamo oggi della politica di coesione e di prevenzione di rischi? Perché una priorità per questa politica? È chiaro che a livello dei comuni o a livello delle regioni è una cosa molto importante. I comuni, le regioni sono confrontati all'impatto di un disastro e loro sono responsabili al primo livello, naturalmente, di preparare i piani di gestione, i piani di prevenzione. Anche se posso parlare come economista, è chiaro che investimento in questo ambito, prevenzione dei rischi, ha un grande ritorno economico, molto 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 elevati. Dunque la necessità economica di preservare i beni al senso largo del territorio, il patrimonio, per anche i beni pubblici, i beni privati, e dunque la necessità anche di andare in questa direzione per aggiungere l'obiettivo della politica di coesione, che è lo sviluppo del territorio e la realizzazione della potenzialità di tutte le regioni. Che sono i tipi di investimenti che si può finanziare con il FES, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale? Naturalmente si può finanziare studi, la collezione di dati scientifici, la preparazione di strategie, di progetti comuni, che è l'oggetto della discussione di oggi, però anche, e questo è veramente il cuore del problema, la capacità amministrativa, la capacità di progettazione, la capacità di preparazione, la capacità di accompagnamento dei piani di prevenzione dei rischi diversi. E veramente con il Bond Governance l'Italia, per fortuna, ha la possibilità di avere un programma specifico dedicato alla questione della capacità amministrativa, dove si può finanziare questo tipo di piani. Ok, anche altri tipi di investimenti sono là. Passo rapidamente sulla prossima slide per vedere un po'
i risultati. È un punto importante che io parlo in particolare del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ho parlato dell'obiettivo tematico 5, come diciamo, la prevenzione dei rischi diversi, però la politica di coesione per il nuovo periodo è molto concentrata in un numero limitato di obiettivi tematici. Il numero 5, prevenzione dei rischi, è uno degli obiettivi tematici. Ci sono altri che sono anche rilevanti per questo ambito. Parlo per esempio del primo obiettivo, l'innovazione, la ricerca. Tutte le regioni in Italia e in Europa hanno preparato adesso strategie di specializzazione intelligente e alcune regioni hanno scelto là di mettere come attività prioritaria la gestione dei rischi. Allora, voglio dire solo che se c'è anche là la possibilità di finanziare attività nell'ambito dell'innovazione, dello sviluppo tecnologico, ha naturalmente un altro obiettivo tematico delle tecnologie dell'informazione e di comunicazione e anche naturalmente per il sostegno alle imprese, anche per la preparazione di piani di acqua, eccetera, eccetera. Un altro punto importante, se parlo solo del FES, è naturalmente la complementarità e le sinergie potenziali tra fondi diversi, fondi europei, ma anche fondi nazionali. Parlo in particolare degli altri fondi della famiglia della politica di coesione, fondo sociale che può finanziare per esempio formazione in questo ambito, fondo di sviluppo rurale, eccetera. Anche altri fondi, dopo questa presentazione potete vedere le possibilità con i fondi, i programmi LIFE, il meccanismo europeo di protezione civili, Horizon 2020, la Banca Europea di Investimento. In 2013, nel periodo passato, abbiamo già finanziato tanti progetti in questo ambito. Abbiamo scelto solo due esempi qui per vedere che possiamo fare. Primo esempio era per l'Umbria, due progetti. Il primo per 12 milioni di euro era la prevenzione sismica e opere strutturali. Il secondo progetto per l'Umbria era i piani dei rischi naturali in 17 scuole per 3,8 milioni di euro. E nel Lazio qui abbiamo anche finanziato nel programma regionale 2007-13 una creazione di una rete telefonica che secondo l'informazione ha bene funzionato come strumento di informazione e di comunicazione in caso di crisi, in caso di emergenza. Sono solo due esempi. Per il nuovo periodo 2014-2020 avete sentito parlare oggi dell'accordo di partenariato. Primo dell'accordo di partenariato, la Commissione europea ha pubblicato in 2013 la sua position paper, era veramente la base della discussione, della negoziazione dell'accordo di partenariato dei programmi. Si può vedere che abbiamo detto già là sulle prevenzioni dei rischi. Prossima slide. Ah, grazie. Allora, abbiamo detto che è necessario che la prevenzione dei rischi naturali sia affrontata attraverso interventi strutturali volti a migliorare la gestione del territorio. La cooperazione tra le amministrazioni centrali e regionali si rivela essenziale al fine di identificare le misure più idonee per l'adattamento e la prevenzione dei rischi. E veramente la vostra iniziativa per il Fund Governance di oggi va veramente nella buona direzione. Nella prossima slide vediamo ancora un po' più per tutti gli Stati membri che hanno previsto per investire nell'obiettivo 5, prevenzione dei rischi, insieme più di 28 miliardi di euro solo per questo obiettivo, molto molto importante. Si può vedere là la ripartizione tra fondi diversi, FES, fondo di coesione, fondo rurale, eccetera, e i paesi che hanno previsto di investire in più in questo ambito, la Francia, la Germania, per anche l'Italia. In particolare si può vedere in verde un investimento previsto importante per lo sviluppo rurale. Nella prossima slide
un po' più in dettaglio per i paesi. Ci sono 20 paesi che hanno previsto di investire qui e l'Italia, come si può vedere, è il secondo paese dopo la Polonia, allora è un risultato importante. Naturalmente la politica di coesione riformata per 2014-2020 è molto più orientata sui risultati, sui effetti, sui impatti e si può misurare già i risultati, gli effetti, l'impatto dei investimenti. E sulla prossima slide, un po' più per l'Italia adesso, a più di 800 milioni di euro sono previsti in questo ambito. C'è una differenza un po' artificiale tra investimenti che sono più legati al cambiamento climatico e investimenti che sono un po' meno legati al cambiamento climatico. Per, diciamo insieme con i due, vediamo che ci sono più di 800 milioni di euro previsti per l'Italia. E sulla prossima slide vedremo i programmi regionali. Ci sono 11 programmi regionali che hanno deciso di investire in questo ambito. Ecco i contributi FESR in queste due categorie. E alla prossima slide vedremo alcuni esempi in altri stati membri, sempre interessante di vedere che hanno fatto in altri paesi. La difesa dell'inondazione ad Atene, un progetto di 80 milioni di euro che ha risultato la protezione di più di 134 mila di cittadini vicino a Atene. E due altri esempi sono piuttosto nel centro di Europa, una collaborazione tra la Bulgaria e la Romania sul bacino lungo il Danubio. E il terzo progetto, un progetto che io conoscevo, lavorato in questo ambito in Centro Europa prima dell'Italia, una cooperazione interessante tra la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca per la gestione dei rischi, anche per l'acquisizione di navi e di cose così. Sulla prossima slide, come conclusione direi tre punti. Una prima conclusione che veramente il momento adesso di andare avanti con l'attuazione dei risorse previsti. Abbiamo bisogno di risultati, di attuazioni, di implementazioni adesso. Seconda conclusione, piuttosto una domanda, sarà forse utile di pensare a un scambio di buone pratiche a livello dell'Unione, poi certo a livello dell'Italia, a livello delle regioni italiane, però perché no anche a livello dell'Unione Europea, come abbiamo visto ci sono progetti interessanti in altri paesi. E penso che la risposta alla terza domanda, alla terza conclusione è chiara. La prevenzione dei rischi è certo un'opportunità di sviluppo economico e, come ho già detto, una necessità assoluta. E sull'ultima slide ci sono alcuni siti web dove si può avere più di informazioni su buone pratiche, buoni esempi, altre informazioni. C'è una brochure sulla prevenzione dei rischi che può essere utile. Grazie per la vostra attenzione. Ringrazio Christopher per quanto ci ha voluto rappresentare e chiederei al dottor Vivo, Gaetano Vivo della Direzione Generale per la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto Umanitario della Commissione Europea di presentarci. Grazie. Posso avere la mia presentazione. Buongiorno a tutti. Gaetano Vivo della Unità 4 di Digeco che si occupa di politiche di protezione civile. Ringrazio il Dipartimento per questo invito e la mia presentazione si concentra su tre punti. Dare una panoramica sul spiegare cos'è il meccanismo europeo di protezione civile, presentare un po' più in dettaglio alcune opportunità di finanziamento per progetti di prevenzione, preparazione e esercitazioni e accennare brevemente al Disaster Risk Management Knowledge Center, che è un'altra opportunità che è interessante anche a livello territoriale. Quindi,
Che cos'è il meccanismo? Il meccanismo europeo di protezione civile è uno strumento di cooperazione tra paesi europei per la protezione civile, quindi per prevenzione, preparazione e risposta, che è volto a raggiungere i tre obiettivi che vedete in questa slide, quindi rafforzare la cooperazione tra Unione e Stati membri, facilitare il coordinamento, l'interoperabilità tra le protezioni civili d'Europa e migliorare l'efficacia della prevenzione, preparazione e risposta. L'unità di crisi del meccanismo è a Bruxelles. È importante dire che non è uno strumento che in alcun modo si sostituisce agli Stati membri. Partiamo sempre dal principio di sussidiarietà che, come sapete bene, è centrale nella gestione dei rischi e delle emergenze, ma è un livello ulteriore di intervento che, su richiesta dello Stato membro e in coordinamento con lo Stato membro, può apportare risorse non solamente operative ma anche tecniche, anche risorse in termini di conoscenza, in termini di expertise per le fasi di preparazione e di prevenzione, come vedremo. Il range di emergenze che il meccanismo copre sono sia quelle create da fenomeni naturali sia quelle create da fenomeni antropici, inclusi incidenti chimico-batteriologici nucleari e le conseguenze degli atti di terrorismo. La portata geografica è non solamente i paesi membri dell'Unione Europea, ma innanzitutto è rivolto a tutti i paesi terzi ed è composto da 34 stati partecipanti, quindi 28 stati membri dell'Unione Europea più 6 paesi europei. In questa slide ho cercato di dare una panoramica delle attività offerte dal meccanismo, quindi innanzitutto, come dicevo, i tre pilastri: prevenzione, preparazione e risposta. Non avevo tempo di entrare nel dettaglio per ciascuno, quelle in rosso le vedremo dopo nelle slide successive, ma giusto accennare al centro di coordinamento per la risposta alle emergenze, che come dicevo è a Bruxelles, fisicamente in DG ECO, e diventa in tempo di pace la sala di situazione del meccanismo, ma durante un'emergenza, una volta che uno Stato attiva il meccanismo, diventa il cuore operativo di questo strumento, attraverso il CECIS, che è il sistema informatico di comunicazione tra meccanismo di protezione civile e Stati membri, mobilita le capacità, quindi parliamo di moduli di protezione civile, parliamo di esperti, di assistenza anche materiale, che sono nella capacità europea di risposta emergenziale, che noi chiamiamo anche voluntary pool, un pool volontario di risorse che sono messe a disposizione dagli Stati membri. Come dicevo, entreremo nello specifico sulle attività indicate in rosso, però innanzitutto notare che ci sono delle attività trasversali che sono anche questo a beneficio dei stati partecipanti del meccanismo, che riguardano ad esempio scambio di esperti, buone prassi, le valutazioni volontarie e missioni di consulenza tecnica su temi specifici che possono essere richieste dagli membri del meccanismo. Una cosa importante che volevo in particolare in questo ambito sottolineare è il legame con altri strumenti e in particolare la politica di coesione, l'obiettivo 5, soprattutto per quello che riguarda la coerenza di questo strumento e lo strumento di coesione. È importante perché attraverso il meccanismo c'è molta conoscenza, buone pratiche, metodologie che vengono sviluppate, che vengono finanziate da quel nostro strumento, anche progetti che devono essere messi in fase, messi in coerenza con lo strumento ben più importante anche a livello finanziario della politica di coesione. In questo contesto il Dipartimento in Europa sta facendo un lavoro esemplare, perché appunto funge da tramite, da link tra questi due livelli, quindi è importante continuare in questo senso.
Qui volevo solamente mostrare a livello geografico, in blu sono gli stati membri del meccanismo, il vicinato sud, il vicinato est e i paesi della preadesione sono partner privilegiati del meccanismo, quindi beneficiano di attività, di progetti di prevenzione, preparazione, oltre che di risposta in caso di emergenza come tutti i paesi terzi. Adesso sentiamo un po' più nello specifico nelle opportunità anche in termini finanziari di progetti che il meccanismo offre a tutti gli enti pubblici e privati, comprese regioni, comuni, eccetera. Il primo appunto è il bando per i progetti di preparazione e prevenzione. Vedete le informazioni nella slide, si riferiscono alla call che è in corso. E più o meno non c'è bisogno di commentare granché, se non un aspetto molto importante anche qui, la coerenza tra gli interventi a livello locale, regionale, nazionale, europeo, quindi rafforzare questa catena, rafforzare questo coordinamento è critico, non solamente per evitare inefficienze e duplicazioni, ma anche per gestire al meglio i prodotti, le conoscenze, le metodologie, le formazioni che vengono finanziate e metterle a disposizione di altre regioni, di altri enti locali e appunto anche fuori dall'Europa. Quindi avendo noi come interfaccia primaria il livello nazionale è importante fare sistema e quindi coordinare, oltre che un requisito obbligatorio per presentare il progetto, la notifica che viene fatta all'autorità nazionale di protezione civile, quindi in questo caso il Dipartimento. Discorso sì, queste sono le priorità per la call di quest'anno, quindi l'accento è, come potete vedere, sulla riduzione della vulnerabilità in ambito urbano, in particolare sul tema delle infrastrutture critiche e degli effetti a cascata, che come abbiamo visto recentemente è un tema estremamente presente e importante. Anche ovviamente il tema dell'analisi dei rischi, quindi che, con una prospettiva di multirischio e transnazionale, che ovviamente rimane comunque la dimensione del meccanismo, quella transnazionale, metodologie di raccolte dati per perdite economiche post-disastro, che come abbiamo visto in occasione dell'accesso al fondo di solidarietà sono importanti, quindi promuovere coordinamento di queste metodologie. Per quanto riguarda la parte di preparedness, che funziona nello stesso modo per i progetti di prevenzione, vedete le priorità sono quindi creare nuove capacità di risposta, linkare le analisi di rischio e la pianificazione delle emergenze e migliorare le metodologie di assistenza, di coordinamento dell'assistenza internazionale. Problema. Stesso discorso vale per un altro bando, che è quello per le esercitazioni. Forse molti di voi ricorderanno l'esercitazione MESIMEX, che è l'esercitazione che nel 2006, io la ricordo bene perché ero volontario con la protezione civile nel mio comune alle falde del Vesuvio, quindi è un altro livello di intervento. Quella esercitazione fu finanziata dallo strumento di protezione civile quindi come la MESIMEX ci sono altre opportunità che attualmente possono essere sfruttate all'interno di questo bando. Ci sono delle condizioni ovviamente importanti come il fatto che devono esserci tre enti di almeno tre paesi diversi e una serie di condizioni di limiti di finanziamento, di cofinanziamento che l'Unione Europea mette a disposizione, però tutto questo ovviamente è accessibile su internet e sono a disposizione se avete domande più specifiche. Sono finanziabili sia esercitazioni da posto di comando, quindi tabletop, sia esercitazioni in scala reale, quindi entrambe sono possibili. Avevo giusto due esempi di progetti che nella call passata, quindi 2016, sono stati finanziati dal meccanismo con due regioni. La prima, la regione della Sardegna, per un progetto di prevenzione di incendi boschivi,
con una partnership con quattro altri enti europei, e il secondo con la regione toscana per una standardizzazione delle metodologie di forest fighting, quindi di spegnimento di incendi, molto importante appunto per le regioni transfrontaliere in Europa, come sappiamo. Ultimo punto della presentazione, volevo dire due parole sul knowledge management, disaster risk management knowledge center, se qualcuno mi può aiutare, grazie. E, che cos'è? Innanzitutto questo anche è un'attuazione di un articolo della decisione 1313, non l'ho detto prima, ma è la legislazione attuale, la decisione del Parlamento e del Consiglio che hanno creato il meccanismo nel dicembre 2013, un articolo promuove la diffusione delle buone pratiche in materia della conoscenza tra i paesi europei in materia di gestione dei rischi. Oltre al solito centro virtuale che come altri esistono e che raccolgono, fanno un po' da contenitore per nuove conoscenze, nuove metodologie e dati che vengono prodotti, è un'opportunità importante perché è anche una vetrina, una piattaforma che ad alta visibilità per le regioni, per le città, oltre che ovviamente per il livello nazionale, quindi per i centri di competenza che in Italia, come sappiamo, sono tra i top nel mondo, quindi per sia esportare le buone pratiche sia fare parte di questo network che oltre che europeo va anche al di là, perché mette insieme Nazioni Unite, Banca Mondiale, OCSE, eccetera. Quindi questi sono i tre pilastri del Knowledge Center, e proprio un mese fa a Roma la Protezione Civile ha ospitato la conferenza annuale del Disaster Risk Management Knowledge Center e siglato una partnership con il Centro Comune di Ricerca per i prossimi 3 anni, quindi anche qui un'opportunità per voi di accedere a questa risorsa. Per qualsiasi domanda o informazione sono disponibile anche dopo nella pausa, visto che non penso abbiamo il tempo per le domande dopo la sessione. Grazie mille. Ringrazio il dottor Vivo e chiedo al dottor Salzi di poter intervenire per la Direzione Generale Ambiente Europa. Allora, ci siamo solo io, Angelo Salzi della Commissione Europea, e la mia collega della BEI, che vi separano dalla pausa pranzo, quindi un attimo di pazienza ancora. La prima cosa che vorrei fare è farvi una domanda, così magari il mio intervento lo taro un po'. Quanti di voi sanno di cosa si tratta quando parlo del programma LIFE? Ah, però. Pensavo peggio. Allora, sì, probabilmente è dovuto all'età, non mia, del programma LIFE, che oramai compie quest'anno 25 anni, quindi a forza di dai e dai siamo riusciti effettivamente a creare una certa conoscenza del programma. È l'unico strumento finanziario specificamente dedicato all'ambiente. È stato voluto fortemente nel 1992 dal Parlamento europeo, che ancora oggi non si sa bene perché, ma lo considera un proprio bambino, e ogni volta che qualcuno tenta di modificarlo o di affondarlo, il Parlamento europeo si mette di traverso. E se posso dire una cosa su LIFE, sapete quali sono i 2 stati membri sui 28 ancora per il momento che rappresentano praticamente il 50% del programma stesso? Uno è il vostro, anzi il nostro, l'Italia, e l'altro è la Spagna. Allora, come diceva, non mi ricordo se era il sindaco Bianco, quando parlava della nostra capacità autodetrattiva di italiani, in effetti in alcuni versanti siamo tra i primi della classe, uno di questi è per esempio non solo nel caso dell'utilizzo dello strumento LIFE, ma anche di molti altri programmi. Abbiamo una capacità propositiva impressionante. In un anno tipico di LIFE, su 1000 proposte, 300 arrivano dall'Italia. Non chiedetemi dove tirano fuori tutte queste idee dal cassetto gli italiani, ma evidentemente da qualche parte le trovano. E ovviamente portiamo a casa qualcosa come 40-50 progetti all'anno.
che coprono un ventaglio estremamente vario di attività, dalla conservazione della natura, ai rifiuti, all'aria, all'acqua e dal 2014 anche il cambiamento climatico. Allora dice, cosa c'entra LIFE con la protezione civile? Beh, la prima cosa è un elemento storico. LIFE era gestito dalla DGI, dalla Direzione Generale Ambiente, dove lavoro io e dove LIFE ancora largamente risiede, anche se adesso è co-gestito anche dalla Direzione Generale Clima, ma la protezione civile, di cui avevate qui con Gaetano un rappresentante, nasce nella Direzione Generale Ambiente, la protezione civile europea. E quindi per tanto tempo queste entità coesistevano e in qualche modo anche collaboravano tra di loro. Ci sarà un motivo per cui la protezione civile europea viene fuori dall'ambiente, perché in effetti all'epoca e anche il cambiamento climatico europeo viene fuori dalla stessa direzione generale, perché sono tematiche che alla fine hanno a che fare con il nostro mondo fisico, biologico e antropico, che noi definiamo in generale ambiente. E ancora adesso in LIFE troviamo un sacco di questi elementi, delle rimanenze della preesistenza della protezione civile nella stessa direzione generale, sotto forma per esempio del rischio idrogeologico, immaginate la direttiva sulle inondazioni, sotto fonda di rischio legato agli incendi forestali e tutti gli impatti che questi hanno per esempio nel settore della conservazione della natura, la direttiva, le normative in quanto riguarda Seveso 3 in questo caso, immaginate non so, i prodotti chimici pericolosi e tutta la normativa in termini di impacchettamento, etichettatura e quant'altro. Quindi tutte queste cose qui, alla fine un qualche elemento legato a queste questione della prevenzione del rischio ce l'hanno. E quindi, volente o meno, il programma LIFE ha continuato a finanziare delle attività che hanno un qualche legame o diretto o indiretto con la protezione civile e con la prevenzione del rischio. Nella presentazione che vi ho preparato, che probabilmente vi avranno inviato o vi invieranno, vi ho messo tre esempi per cercare di in un qualche modo rappresentare più facilmente agli occhi di chi potrebbe essere interessato che cosa si può ottenere come finanziamento e per cosa nell'ambito di LIFE. Abbiamo dal 2014 un settore, qui si parla di governance, noi abbiamo un settore di LIFE che è dedicato all'informazione e alla governance. Uno degli esempi che vi ho messo riguarda Cipro e la Grecia, riguarda la direttiva Seveso in particolare, e il tentativo del progetto è quello di formare e di rendere il sistema di governance dell'applicazione di questa direttiva, quindi gli ispettori, gli standard nel settore delle ispezioni, queste cose qui, di renderlo più efficace. Quindi quello che si chiama in inglese il capacity building. Nel caso dell'Italia vi ho messo due esempi, uno del Trentino, della zona delle Alpi, e uno nell'Emilia Romagna, che riguardano sempre l'utilizzo o del settore cambiamento climatico, in questo caso l'adattamento, o del settore information e governance, per cercare di coinvolgere i cittadini e di realizzare un sistema di prevenzione e di risposta migliore nel caso delle inondazioni. C'è un bellissimo progetto che non vi ho messo dentro nell'elenco del Comune di Bologna, che riguarda in questo caso il cambiamento climatico, adattamento, riguarda l'utilizzo del reticolo idrologico sotterraneo in gran parte della città di Bologna come un elemento di risposta nel caso e di mitigazione dell'effetto di piene o di inondazioni estremamente violente, con il coinvolgimento dei cittadini, lo sviluppo di software e l'utilizzo naturalmente delle informazioni che vengono dal servizio meteorologico regionale in cui ho lavorato per 11 anni, quindi mi fa piacere che la cosa continui. E questi sono esempi di progetti che noi chiamiamo i progetti tradizionali. Qualche anno fa, sempre nel 2014, ci siamo inventati anche un progetto che risponde in parte a uno degli elementi, mi sembrava che fosse il ministro Galletti che ne parlava, la governance della spesa. No? Da noi si chiama il mainstreaming, cioè pigli tante sorgenti di denaro e cerchi di portarle verso un unico obiettivo. Io in una slide che avevo preparato per la mia direttrice generale all'epoca, avevo fatto una casa
e nella casa ognuno degli strumenti finanziari faceva un pezzo della casa stessa, e la didascalia diceva: mainstreaming, facile a dirsi, difficile a farsi. Allora ci siamo inventati uno strumento che abbiamo chiamato i progetti integrati. I progetti integrati non sono altro che una specie di jolly nelle mani di tipicamente soggetti pubblici per la realizzazione di piani e strategie, e abbiamo identificato dei piani e strategie molto specifici. Sono il piano di gestione dei bacini idrici, i piani di gestione dei rifiuti, i piani della qualità dell'aria e i cosiddetti piani di gestione della rete Natura 2000, e infine sul cambiamento climatico le strategie o i piani nel settore della mitigazione e dell'adattamento al cambiamento climatico. Quindi li abbiamo focalizzati su queste cose. L'obbligo per i progetti integrati è quello di catturare soldi anche da altre fonti finanziarie e farli lavorare in maniera complementare. E il tutto si regge sull'idea che a un certo punto una regione, un ente comunque che ha una delega di realizzazione nello specifico di uno di questi piani, decide il lunedì mattina: sì, effettivamente io questo piano lo voglio realizzare, però ho un sacco di difficoltà, non riesco a sincronizzarlo, non riesco a far parlare la gente insieme, mi mancano queste skills, devo comprare questi computer. Il progetto integrato arriva e cerca di riempire tutti questi buchini per permettere nel lungo periodo effettivamente di darsi delle basi più solide rispetto a prima per poter realizzare compiutamente il piano in questione. I progetti integrati hanno un meccanismo completamente diverso dai progetti tradizionali e cercano di adattarsi il progetto, quindi l'amministrazione si adatta alla realtà e non viceversa. Per quanto riguarda ancora LIFE, ovviamente LIFE non ha come vocazione quella di risolvere i problemi compiutamente, è uno strumento che serve soprattutto a catalizzare, a iniziare delle cose nuove o diverse, ma ha una grande versatilità dalla nascita. Su LIFE potete agire da soli o in partenariato. Volete stare in 3? State in 3. Volete stare in 1? State in 1. Volete stare in 15 o in 50? Potete fare dei partenariati anche estremamente complessi. Volete un progetto da 2 anni? Benissimo. Lo volete da 10 anni? No problem. Se è giustificata la durata non c'è nessun problema. Volete un progetto da 500.000 euro? Lo volete da 25 milioni di euro? Nessun problema. Tutti questi elementi sembrano dei meccanicismi semplicemente del programma, ma di fatto rendono il programma LIFE molto adatto a quello che si chiama il bottom up, dove c'è qualcuno, un'entità che ha un'idea vincente e effettivamente riesce, utilizzando LIFE, a dargli un'esistenza a quest'idea. L'altra cosa carina di LIFE è che ci sono più di 4.500 progetti finanziati dal 92 ad oggi, e quindi andando nel database di LIFE si trova un sacco di idee interessanti, anche per non ripetere quello che già gli altri hanno fatto, ma evidentemente per utilizzarlo, come diceva Gaetano prima, portando le best practices da una parte all'altra. E la cosa che mi spiace un po' è che però il settore della protezione civile in generale non è così presente. Abbiamo diversi progetti, ma non tantissimi, in cui dei soggetti beneficiari sono anche soggetti che fanno protezione civile. Secondo me varrebbe la pena che ci deste un'occhiata in generale, perché non, come dicevo prima, non è un programma che risolverà tutti i vostri problemi, ma può essere un ottimo strumento per finalizzare delle cose che nessun altro effettivamente vi può prendere in carico. Quindi dateci un'occhiata. E l'ultima cosa, permettetemi, non ha nulla a che vedere con la prevenzione, ma in un certo senso sì, è una prevenzione più sociopolitica che è legata ai disastri. Come sapete, l'euroscetticismo è diventato una moda quotidiana. L'Italia si è trasformata, quando io sono entrato in Commissione europea, eravamo super europositivi, ma sostanzialmente ignoranti, nel senso che supportavamo moltissimo Bruxelles, pur non sapendo assolutamente di cosa si parlava quando si diceva Bruxelles. Adesso siamo rimasti ignoranti come prima, ma siamo diventati un po' più euroscettici.
quello che si fa qui, parlando di protezione civile, tutte le cose che sono state dette prima, dove si parla della prossimità dello Stato con il cittadino, nelle situazioni di crisi o quant'altro, e le cose che diceva prima Gaetano rispetto ai programmi finanziari loro e questo programma LIFE che è così vicino alla realtà locale, sono un ottimo biglietto di visita per far capire ai cittadini europei, a ognuno di noi, che Bruxelles sì, si può migliorare, ma non è il caso di buttarla nella spazzatura. Quindi se mi fate il favore di tornare a casa e raccontare alle vostre famiglie, ai vostri amici, che Bruxelles non è poi così distante e immateriale e solo quello che si vede ogni tanto in TV o su legge sui giornali, penso che faremo un buon esercizio di prevenzione. Grazie. Grazie per la sollecitazione a trovare altre opportunità di presentazione dei progetti, soprattutto l'idea del progetto integrato. Mi fa venire però immediatamente un'idea. Facciamo in modo però che poi le regole, se presentiamo un progetto integrato con varie fonti, siano sempre uguali e non dobbiamo cambiare regole ogni volta che usiamo la fonte di finanziamento. Magari questa può semplificare un po' la vita e rendere Bruxelles più vicina anche a noi. Allora, alla dottoressa Scatasta chiediamo invece di dirci quali opportunità ci dà la BEI eventualmente su questi temi. Grazie. Grazie mille, dottor Donato, e grazie alla Protezione Civile per aver voluto la BEI qui oggi. A questo punto rimango solo io e poi si mangia, quindi cercherò di farlo anche in fretta. Innanzitutto volevo dire tre cose oggi. Volevo parlarvi un pochino della BEI e in realtà Angelo mi ha rubato un po' l'introduzione. Quanti di voi possono dire di conoscere esattamente e in maniera abbastanza chiara, quantomeno, che cosa la BEI può fare? Quanti? Ok, quindi vuol dire che un pochino dovrò parlarne. Quindi voglio darvi un'idea di che tipo di attore è la BEI, che cosa può fare, perché è un attore chiave, come è complementare a ciò che abbiamo sentito sinora e quanto è flessibile, e poi finalmente anche dare un'idea del tipo di supporto che possiamo dare non soltanto in termini finanziari. Si pensa alla BEI come, sì, siamo una banca, ma abbiamo anche al nostro interno un gruppo di tecnici, abbiamo oltre 300 tra ingegneri, economisti, esperti ambientali, esperti sociali, ne faccio parte, che sono qui per lavorare con voi in termini di miglioramento della progettazione e anche maggiore credibilità per quello che riguarda poi il monitoring degli impatti. Ma che cos'è la BEI innanzitutto? Innanzitutto la BEI è la vostra banca, nel senso che è una banca che è posseduta dai Paesi membri e che naturalmente mantiene la propria tripla A, quindi questa capacità di poi fare finanziamenti e passare questo vantaggio finanziario ai propri clienti. Questo è molto importante perché quando si va a prendere finanziamento dalla BEI si ha un vantaggio finanziario importante rispetto ad altre fonti di finanziamento. Facciamo un esempio: per esempio per il MEF abbiamo un risparmio di un 1-1,5% rispetto a altre maniere di fare finanza. Ora, la BEI nel contesto del finanziamento per quello che riguarda le catastrofi naturali. Siamo una banca a vocazione di finanziamento di lungo termine, quindi pensare alla BEI nel momento dell'emergenza potrebbe sembrare difficile. Ed è vero che in realtà il nostro portafoglio legato alle catastrofi naturali è più legato alla ricostruzione di lungo termine e soprattutto, ed è questo che per me oggi è stato importante sentire, al momento di prevenzione, di gestione del rischio. Ma siamo presenti anche in emergenza. Se andate sul nostro sito oggi, il nostro sito esterno, c'è un esempio della ricostruzione di Madeira dopo le floods di qualche anno fa. Mi ricordo andai io con degli altri colleghi a fare questa analisi di progetto. E questo è un esempio di come la BEI può intervenire anche rapidamente. La stessa cosa ha fatto la BEI per quello che riguarda la reazione e il finanziamento per quello che riguarda la ricostruzione dopo i terremoti e in Emilia e ora in centro Italia.
E quello che è importante è che la BEI non lavora mai da sola. La BEI cofinanzia sempre e spesso fa passare i propri fondi attraverso altre entità sul territorio nazionale. Quindi pensiamo ad esempio a quello che è successo per quello che riguarda ora i finanziamenti relativi alla ricostruzione del terremoto in Centro Italia. Si sta passando attraverso il MEF da un lato con 1 miliardo e 1 altro miliardo attraverso Cassa Depositi. Quindi questi partenariati con le entità locali sono molto molto importanti, perché se Bruxelles è lontana o è vista come lontana, Lussemburgo non si sa neanche dov'è. Quindi c'è questo problema di distanza, invece è importantissimo sapere che c'è un legame molto forte e col territorio e anche con le realtà. Le realtà poi presenti sul territorio e radicate nel territorio. Quanto ha diciamo supportato in termini di catastrofi naturali la BEI? Negli ultimi 15 anni parliamo di circa 19 miliardi. Ma se guardiamo alla nostra azione in campo climatico, perché molto di clima si è parlato oggi, soltanto nel 2016 la BEI ha finanziato quasi 20 miliardi in termini di azione climatica, però non li consideriamo tutti come legati alle catastrofi naturali, quindi li consideriamo in maniera diversa. Ma una parte di questa, 1,2 miliardi, sono stati dedicati all'adattamento. E questo è un ambito fondamentale per la nostra attività e soprattutto un ambito chiave per quello che riguarda la nostra nuova strategia di attacco alle problematiche del cambiamento climatico, che è uscita nel 2015 e che appunto si focalizza moltissimo su come aumentare la nostra attività in ambito di supporto per l'adattamento. Questo è molto importante perché Angelo parlava di mainstreaming per la stessa ragione, ma mainstreaming in un altro senso. Dobbiamo pensare che non si tratta soltanto di aumentare questi 20 miliardi o quel miliardo legato al finanziamento per l'adattamento climatico. Si tratta di fare in modo che l'analisi del rischio e della vulnerabilità al cambiamento climatico siano portate avanti per tutto il nostro portafoglio, e qui si parla di un portafoglio che l'anno scorso era di circa 84 miliardi e per l'Italia, soltanto per l'Italia, di 11,2 miliardi. Quindi se si riuscisse a fare un vero mainstreaming di un'analisi di rischio e di vulnerabilità per quello che riguarda il cambiamento climatico sull'intero portafoglio, cosa che noi stiamo appunto cercando di fare e che saremo capaci di fare entro la fine dell'anno, questo porterebbe veramente a un salto di qualità in termini di preparazione. Quello che è importante è capire come noi possiamo finanziare questo, com'è che ci interfacciamo con i fondi europei. Siamo una banca, una cosa completamente diversa. Pertanto abbiamo questa, innanzitutto, capacità di cofinanziare con i fondi europei, normalmente in ambito di quelli che chiamiamo programmi strutturali, anche noi, e programmi strutturali che vengono cofinanziati fino a un massimo di 90% o 70% a seconda della natura della controparte. Poi abbiamo dei programmi quadro dove possiamo finanziare anche direttamente regioni e anche centri urbani, e questo è molto importante, le municipalità, le città metropolitane. Possiamo essere di interfaccia diretta con le realtà locali, come stiamo facendo ad esempio, Angelo parlava di Bologna. Su Bologna siamo presenti sia come finanziatori del programma di investimento in generale per la città, ma anche degli interlocutori appunto relativamente al programma di analisi del rischio climatico. E in questo momento, legandoci per di più a uno strumento finanziario che ha utilizzato fondi LIFE, ma per usarli in maniera diversa, ossia quella che si chiama la facility, passatemi la parola, per finanziare il capitale naturale, la Natural Capital Financing Facility, NCFF, che è una maniera per cercare di utilizzare i fondi LIFE e farli lievitare, ossia utilizzarli per ridurre il rischio per investitori privati, BEI inclusa, in modo tale che con poco
fondo, con pochi finanziamenti a fondo perduto, si riesca ad attrarre su attività che non sono, diciamo, naturalmente aperte a finanziamenti privati, tali come possono essere ad esempio appunto le attività di protezione della biodiversità o anche le soluzioni a base naturale, diciamo, basate sugli ecosistemi per quello che riguarda l'adattamento climatico, e fare in modo che ci sia quindi una mobilitazione di fondi privati e un aumento pertanto di disponibilità di finanza per questo tipo di interventi. Questa è una cosa che la BEI sta facendo sempre di più, e devo dire che c'è anche una chiamata in tal senso, se pensiamo agli ultimi, anche le ultime domande che vengono dal G20 verso un aumento della mobilizzazione della finanza privata per una migliore utilizzazione della finanza pubblica. Quindi passare anche oltre la pura reliance sulla fiscalità e cercare di mobilizzare nuovi fondi. Questo è qualcosa che la BEI sa fare, ha fatto e continuerà a fare. Ora, per quello che riguarda la maggior parte dei nostri investimenti, passano per degli investimenti infrastrutturali specifici, quindi non questi programmi quadro, ma grosse infrastrutture. E poi una grande parte può essere intermediata e poi, come dicevo, ci sono anche gli strumenti finanziari. Ma quello che volevo dire è com'è che la BEI guarda un progetto. Il dottor Donato prima parlava di progetti bancabili. Quello che ho sentito oggi è stato molto importante, perché uno degli aspetti chiave, ci sono una serie di aspetti chiave che hanno a che vedere con la buona pianificazione, la buona programmazione, la buona progettazione diversi, e la esistenza di, per noi fondamentale, di una cabina di regia, un entry point, una cabina di regia che sappia darci la solidità, un senso di solidità in termini di capacità di attuazione, in termini di capacità poi di anche gestione e operatività. E quindi il discorso delle capacità è fondamentale, perché una parte fondamentale dell'analisi della Banca Europea ha a che vedere con le capacità dell'entità a cui noi poi facciamo, diciamo, gestire, se non dovessero essere i nostri diretti clienti in termini di presa del prestito. Quindi la capacità degli attuatori e soprattutto la capacità di coordinare quando gli attuatori sono più di uno è fondamentale. In questo senso, per esempio, il lavoro che si sta facendo sul rischio idrogeologico a livello nazionale con appunto l'unità di direzione di Italia Sicura, per noi è stato importantissimo, perché è stato quello che ci ha permesso di entrare, di essere pronti adesso con un progetto che è stato approvato penso che sia di 800 milioni di euro su una serie di circa 300 interventi in varie città metropolitane. Questo sarebbe stato impossibile se non ci fosse stata una cabina di regia. Questo per noi è molto importante, anche perché questa cabina di regia è fondamentale per quello che riguarda poi il monitoraggio degli impatti. Non si parla soltanto di fare in modo che questi soldi arrivino e che siano spesi, ma vogliamo che ci sia una credibilità sugli impatti, e questo il finanziamento BEI lo richiede. Pertanto, se vi sono finanziamenti BEI per un progetto, per un programma, si sa che ci sarà una richiesta di monitoraggio sui risultati, e questo penso che sia importante per il pubblico italiano, anche che magari questo non conosce. C'è un seguito da parte degli esperti BEI sui risultati dei nostri progetti, e pertanto se un progetto è cofinanziato con la BEI ci sarà da qualche parte questa rendicontazione, e questo richiede pertanto una cabina di regia capace di fare questo tipo di rendicontazione. Quindi, per concludere, cosa porta la BEI? Porta una maniera di sottolineare come fondamentali per poter accedere al nostro finanziamento esattamente tutti gli aspetti che sono stati sottolineati oggi.
buona programmazione, buon coordinamento, il fatto di spendere effettivamente soldi, il fatto di spenderli bene e di vederne gli impatti. Questo è fondamentale per il nostro finanziamento. D'altro canto possiamo portare dei volumi molto importanti, possiamo portare la capacità di lavorare con qualsiasi tipo di interlocutore, dal nazionale al locale, che sia privato, pubblico o appunto bancario per intermediare poi finanziamenti altrui, e possiamo portare delle conoscenze tecniche, come stiamo facendo, come dicevo, con controparti come Bologna, come Newcastle e come altre in giro per il mondo, su quello che riguarda per esempio l'analisi di rischio di vulnerabilità climatica, per quello che riguarda anche il confronto sulle esperienze che il ministro Galletti auspicava, per esempio nell'ambito del progetto Acqua Madre, per tutte le nostre attività ad esempio nel settore idrico a livello internazionale. Quindi bisognerebbe cominciare a vedere la BEI come un partner che può avere vari livelli di intervento, di volume territoriale in termini di tipo di strumento finanziario, ma anche un interlocutore tecnico che può pertanto essere parte di un dialogo quando si stanno definendo nuovi programmi, nuovi indicatori, nuove maniere di fare, e penso che sia questo di cui si sta parlando oggi, un fare in maniera diversa. Grazie mille. Con mezz'ora di ritardo concludiamo questa fase e buon pranzo. Su al piano sopra. Grazie.